gonna come again, home again, around to love. It's coming by the storm. E questi sono i partecipanti. E quello là. È questo qua. Che si deve sposare. Ultimo, ultima cosa, prima che ti spose. Oh mangi! Giovanni. L'autista. Nome? Antonio. Antonio. Fotografo ufficiale. Donna mia. Marone, che la. Da un Giappone. Fermi. Amico fotografo, non Giovanna, una considerazione prima di partire. Noi partiamo. Noi partiamo, giovane. Ora se no è vietnamite. Ehi, andiamo a fare una fotografia tu. Nome? Marco, ciao. Matteo. Ma stai sempre in mezzo. E me levo. Buongiorno. Buongiorno. Operatore, vi potete spostare E chi è? Operatore. Un abitante del luogo. Un servizio di fotografia e videofotografia. E quello è Pizzo San Michele. E arrivarono. Pizzo San Michele. Vediamo com'è dentro. Hanno pure pittato, quindi. Hanno pure sistemato. Bella. Vedi, questo fino a uno scorso. Bello. Due pensieri. Due pensieri. Uno perché devi scendere, l'altro che ti devi scendere. Giù. L'altro te lo dico dopo mangiato. Dopo mangiato si dice di tutto. Il vietnamita sta scendendo. Il vietnamita si è avviato. Sì, sì. Distanziatevi. Distanziatevi. Faccia così, stava male, che la sognava così. Uguale. Dai, vicino.
Ciao, bello. Cesare, più distanti. Ti tocca? Vai, vai, vai. Più distanti, Cesare. Hola. E per ultimo, il vietnamita. Forza a mangiare. Forza che ci aspetta una lunga discesa. Siamo pure abbronzati. Ci vuole la prolunga. Che fai qui? Non mi inquadra la panza. Dobbiamo andare là. Madonna, amici. Arriviamo. Avete mangiato tutto? Questa è la struttura. Lì c'è la brace. Allora ragazzi. No, comunque io a settembre faccio trovare un garage. Ehi. Bello pulito. Tutti gli attrezzi, tutti inchiodati lì. Avete qualcosa da dire? Che appena arrivate, oh. Mi dica. Tengo mal di testa e ancora devo bere manco un bicchiere di vino. Sono stanco. Che è? E poi tengo quello fa, a proposito. Vedi che buo fa che le va bene, abbiamo detto. Lo conosci lui? Non lo so. Questo è Marco Rindindite. Dobbiamo mettere qualcosa perché mi riflette troppo la luce. No, aspetta, aspetta, vedi così? Così già va meglio. Se gli occhi non escono. Ah, io ce li prendo in coppa la macchina tua. Il profilo greco di. Mamma mia, guarda. Poi dici che tenga, che c'ho la panza. Guarda. Che uomo che stai ringendo. Girati! Oh. Di profilo, sì, sì. sì. Oh, ma che ti hai mangiato comune la guardia dei finanzi? Professione? Ah? Professione? Che significa?
sto facendo l'intervista. Macchinista? Panciasta. Professione? Professione l'agitante. Professione, chi sto qua da buscare? Sta facendo l'ultimo giro in coppa alla fotocamera perché dopo non la vedrà più. Dopo la... Queste le passiamo a te, le nostre le tavole. Tutti in auto, sì. Sì. Facciamo prima. O maestro di tavola. Che onore. Ma ci metti il capo che ti metti tutto quanto là, tu non vedi niente. A me chi ne capo? Fai la foto pure a me. Salute. Salute. Auguri. 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 Buon Natale. A pasta e fazul era numero 1. Era buona. Quando... No, io faccio farei una ripresa di card, ma non per dire a lasciare. Chi stiamo quarto? Ma oh, veramente? E che poi a casa non se le mangi. Che poi a casa non se le mangi. Allora, io chiederei un trasferimento solo per queste giornate, guarda, mannaggia, mi mancano in un allora, modo fai un saluto ai milanesi e dici quello che si perdono nella vita reale di tutti i giorni, con la quotidianità, diccelo. Esprimi questo pensiero. A parole dove? Non è... basta soltanto un gesto, guarda, pasta e fagioli. Che codano. Ma tu per stare in allegria così, no? Ogni tanto, fatti un frate matto. Veramente, ah, veramente, perché metto il mio fratello? Non so se mi conviene. Passiamo qui alla prova del cuoco numero 2. Da questa parte il signor Marco Guadagno. Non fa cognome, corra, datti in mano un cuoco. Dici rindindin. Scusa, rindindin. Marco rindindin. Ma mo' che il pane che c'è a zecca là? Il pane l'ho messo io. Sì, perché la bruschetta con un poco d'olio e un poco di origano. Va bene. Un poco d'olio ci un po' metto, no? Scusate, ma... sta cucendo ancora, un momento. Sì, ma questo è tutto. Mi sembra poco. Marco, veramente. Mi sembra poco. Che hai messo? Bruschette sono per te. Coperti con sta. Che ci sta là? Che ci sta là? Che c'è là dentro? Coperta di costata. Vitello. Va bene. Oh, ma il milanese, eh. Andiamo a vedere il milanese là che dì. Che non è abituato a queste cose. Già lo vedi in difficoltà. Oh, Cesare ha detto alla moglie che andava a fatica. Ha detto ai figli, no, io vado su una montagna alta, è difficile, poi ci mangiamo dei panini così, non possiamo. Forse non mangiamo. Ci sono i leoni, ci sono. I cacciatori li hanno uccisi tutti. E pecora. No, veramente, stasera non sta, ci tengo in che fa. Chiamami da volta, no, non so, ci tengo ancora a che fa. Mo. Che hai da Maria no. Notizia, Marco? Non ti a che fa. E roppa qua. Poi si entra l'opera. Yeah. Di qualcosa. Non meritano risposta. Questi sono gli ultimi giorni tuoi, dopodiché è finito pure tu. No, io già finito. Basta che guarda la fotografia mi sono appa fatto. Per lui questa. Scusami, Corrado. Per lui questa giornata è un po' l'addio al celibato. Ah, è vero, questo è l'addio al celibato di Marco Dillo. Che zoccolo! Yeah, vivi questi momenti che poi dopo te li ricorderai per tutta la vita. Io sono stato un attimo. Ma non lo state condannando a morte su voi. Ma io l'avevo portato all'ergastolo. Ma chi è che si è bevuto vino? Ognuno. Le va per... Mica passo fuori, mi sono descritto, mannaggia. Non taccio quando la gente, ma ne è pure un link. E dici la verità. Se mettessi i foto ci cacciano proprio. Basta, non esagerate. Ah, è qua l'anca. Wow! Però è buono come coltello. Oh, la goccia non si vede. Mi quadri, mi fai in primo piano? Sì, sì. Volevo dire grazie a tutti perché ho trovato una bella compagnia. Sto sempre bene con voi. Ah, forse. Perché non è che ti contento di voi. L'importante è che io sono contento di voi. Girati, fai vedere questi due cavalletti. Una foto. Guarda là, con due cavalletti. Ma che da fare su? Guarda che due cavalletti, una mulletta, che da mettere qui. Maronna mia. Gruppo vacanze? Ehi Marco! Forza! Gruppo vacanze! Milanese andiamo?
Ti vedo un po' abbaffata, che è? Maron, domani devi pigliare il treno, devi andare a faticare. Sono i castagni, o no? Quello là dello? Sì, sono i castagni. Sono i chiodini. Oh, uno cinghiale. Dov'è? Dov'è? Da sotto. Dov'è? Ah, non lo vedo. Poi cane. Ma nove moedi sono spaventi. Eccolo qua, vedi? Ma mi sa che era un po' di difetto. Ricordo, dico, Gaetano! Ha già parlato con Danilo. E mio Mario, Gaetano! Oh, ragazzi, a questo punto la faccio pure io. Allora, aspetta, chi prende? Wow! Corrado, stai facendo un filmino spettacolare. Questi sono i meglio, questi.